Buongiorno a tutti, mi presento, sono Luca Tagliatela, sono un fiscalista specializzato nella pianificazione fiscale strategica internazionale. Oggi ho il piacere di rispondere a alcune domande dell'ottimo Andrea Biancolli, che saluto e ringrazio per questa condivisione barra collaborazione delle nostre rispettive skill e professionalità. Infatti mi ha portato, come dire, sulla mia scrivania la problematica del self-publishing, che è una problematica che, come dire, noi trattiamo da anni come istituto tributario, però è stato interessante vedere come in realtà in autonomia alcuni clienti, per il tramite di altri consulenti, stanno trattando attualmente questa problematica. Questa problematica evidentemente da un punto di vista fiscale. In realtà, per essere ancora più precisi, evidentemente oggi si parla dei proventi da CX o delle royalty da CX collegate appunto al pagamento dello sfruttamento dei diritti d'autore connessi al self-publishing. Quindi la prima domanda che Andrea mi pone è: quando avere una società estera è estero investizione? Ora, sul punto, io mi sono permesso di fare dono ad Andrea, all'interno del suo videocorso, di tre video sull'esteroinvestizione estratti dal mio corso personale e in vendita, quindi separatamente, non sono riscontrabili online in maniera gratuita, sull'esteroinvestizione. Perché l'esteroinvestizione è un fenomeno complesso che non va sottovalutato ed è chiaramente una delle fattispecie più ricorrenti oggi in Italia, perché è un attimo ricadere nella violazione di esteroinvestizione. Quindi all'interno Andrea dovrebbe avervi fatto dono quindi in automatico di questi tre video, che sono uno sull'esteroinvestizione di fatto, uno sull'esteroinvestizione di diritto e il terzo su che cosa fare o che cosa succede quando l'Agenzia delle Entrate, o in generale gli uomini del fisco, bussano alla mia porta. Quindi in questi tre video della durata di circa 40 minuti l'uno è approfondita in maniera, devo dire, obiettivamente esaustiva il tema dell'esteroinvestizione. Quindi poi vi prego di avere la pazienza di guardarli fino in fondo, perché sicuramente troverete la risposta a tutte le vostre domande in materia di esteroinvestizione. Non esiste oggi in rete un documento più completo di quello che vi fornisco tramite Andrea. Okay? In generale esistono due tipologie di esteroinvestizione: l'esteroinvestizione di fatto e l'esteroinvestizione di diritto. Li ritroviamo tutti e due disciplinati all'interno nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sul reddito. Quindi, se volete, ve lo andate a leggere, ma lo trovate comunque nei miei video. Articolo 73,3 esteroinvestizione di fatto, articolo 73,5 bis esteroinvestizione di diritto. Quella che a voi interessa in maniera immediata è quella del comma 3, cioè la prima, l'esteroinvestizione di fatto, che è legata al fatto dell'amministrazione. Perdonate il gioco di parole. O meglio, l'articolo 73,3 ci dice che quando una società costituita all'estero è amministrata, o meglio, alla sede dell'amministrazione in Italia per più della maggior parte del periodo di imposta, quindi per più per i fatidici 6 mesi più un giorno, perché il periodo di imposta va dal 1º gennaio al 31 dicembre, quindi io per 6 mesi più un giorno all'interno dei 365 giorni ho la sede dell'amministrazione, di nuovo articolo 73,3 in Italia, il legislatore mi dice che quella società non residente, quindi una UK Limited, per fare un esempio, perché sappiamo che i proventi di ACX possono essere incassati unicamente per società incorporate o in Canada o in UK o negli Stati Uniti, o se non mi sbaglio anche in Irlanda, quindi soltanto in giurisdizioni di common law anglofone. Allora, evidentemente facciamo il caso della UK Limited, che è il più ricorrente. La UK Limited è una società non residente, evidentemente perché è incorporata non in Italia, ma la sede dell'amministrazione, la persona fisica che l'amministra, è fiscalmente residente in Italia e soprattutto non è tanto questo, ma l'amministra dall'Italia per più della metà del periodo di imposta. Questo è una fattispecie di esteroinvestizione. Su quello che riguarda le conseguenze, come gestirla, le possibilità di evitarla, è quello che ci dice la Cassazione o le Cassazioni nel punto, perché l'evoluzione giurisprudenziale è infinita sul tema, ma all'interno delle mie slide trovate tutti quanti i riferimenti normativi. Comunque, questo è il punto da cui dovete partire. Se la sede dell'amministrazione è in Italia per più di 6 mesi in un giorno, allora io ho configurato il reato di esteroinvestizione.
L'altra cosa che il reato soltanto sopra determinate soglie di evasione di imposte, altrimenti configura una sanzione amministrativa e delle conseguenze che vedremo comunque tra un attimo. L'altro tipo invece di estroversione è l'estroversione di diritto, che è un'estroversione più complessa che è disciplinata dal comma 5 bis del testo unico delle imposte sul reddito, sul quale è dedicato un video apposito di circa 45 minuti, quindi non vi tedio oggi con la tematica dell'estroversione di diritto, chi se la vuole vedere se la va a vedere. Comunque riguarda una situazione un po' più complessa in cui un soggetto italiano detiene la partecipazione di un soggetto estero che a sua volta detiene il controllo di soggetti, per soggetti intendo società o stabili organizzazioni all'interno del territorio italiano, quindi una situazione triangolare. Andatevi a vedere il video, non esacerbiamo, non appesantiamo questo che invece ha tutt'altra funzione di oggi. Ok, che cosa rischio quindi a questo punto se l'agenzia delle entrate mi viene a bussare? Di nuovo la seconda domanda che mi pone Andrea: che cosa rischio in questo senso, cioè che cosa rischio se mi trovo di fronte ad una problematica di estroversione e se l'agenzia delle entrate o la guardia di finanza viene a bussare alla mia porta? Allora, in questo caso vi rimando al terzo dei tre video sull'estroversizione, che sono 30 minuti, in cui vi spiego esattamente che cosa fa tecnicamente l'agenzia delle entrate, così da non lasciare niente al caso. Qui però vi dico che la problematica è piuttosto seria, perché quello che succede è che i redditi della società estera vengono riattribuiti per trasparenza in Italia, cioè come se quel veicolo estero fosse stato incorporato in Italia. Quindi l'agenzia che cosa fa? Vede quanto ha guadagnato quella società e me la riprende a tassazione in Italia, e quindi ci applica l'IRES, ci applica l'IRAP a determinate condizioni, ci applica l'IVA, se sono fattispecie imponibili ci applica anche l'IVA, e con tutte le sanzioni connesse, quindi al di là del 24% di IRES, del 39% di IRAP, del 22% di IVA, poi c'è anche la sanzione in linea, considerate più o meno un 30%, ma anche se in tema di IVA la sanzione in realtà è più alta, considerate gli interessi, e considerate anche la violazione, la contestazione di omessa tenuta di libri contabili e di omessa dichiarazione, perché che poi è quella di cui dovete preoccuparvi di più, l'omessa dichiarazione, perché evidentemente io ho un veicolo estero che sarebbe dovuto essere italiano e in Italia avrei dovuto fare la dichiarazione dei redditi, non l'ho fatta, contestazione insieme alle altre che vi ho detto. Questo tipo di contestazione, l'omessa dichiarazione sopra determinate soglie di imposta evidentemente evasa, perché non ho versato allo Stato italiano, avrò rischio anche addirittura di entrare nel penale. La soglia di omesso versamento dell'IVA al di sopra del quale scatta il penale di 50.000 euro all'interno di un periodo di imposta, per quanto riguarda invece l'IRPEF, l'IRES e le altre imposte, il penale scatta da 100.000 euro non versate per singolo periodo di imposta. Quindi monitoriamo i nostri flussi evidentemente se pensiamo di ricadere in una di queste fattispecie. Ok, la terza domanda che invece mi fa Andrea è: quanto costa e quanto tempo ci vuole ad aprire una LTD? Ok, quindi passiamo alla tematica UK. La limited è in realtà la forma più comune, la società a responsabilità limitata, che sarebbe la nostra SRL, ma che ritroviamo comunque praticamente nella totalità delle giurisdizioni estere. In Romania abbiamo la SRL, in Irlanda abbiamo di nuovo la limited, ma la limited l'abbiamo praticamente in tutti i paesi di lingua anglosassone, la troviamo negli Stati Uniti, la troviamo in Canada, la troviamo a Malta, eccetera eccetera. Quindi è una società a responsabilità limitata che da un punto di vista del diritto societario funziona un po' come la nostra SRL, cioè limita la responsabilità e la lascia sul veicolo societario, non la fa scendere a cascata sui soci, in maniera tale che il patrimonio personale dei soci, in eventuali necessità, problematiche di debiti, di escutibilità da parte di privati o del fisco, si ferma al capitale sociale, agli asset societari, e non va sul patrimonio sociale, sul patrimonio personale dei singoli soci. Ora, quanto costa e quanto tempo ci vuole aprire una limited?
UK è un delirio, signori miei, nel senso che oggi troviamo qualsiasi forma, qualsiasi tipo di prezzo in tempistiche assolutamente brevi. Cioè, io ho clienti che poi sono venuti da me comunque in un secondo momento, che hanno aperto limited a una sterlina piuttosto che a 12 sterline, e poi ci sono via via a salire, ci sono gli studi un po' più competenti o sempre più competenti, e quindi l'onorario cresce. Chiaramente cresce anche a seconda delle vostre esigenze, perché il costo di incorporazione è sempre comunque basso, quindi diciamo da una sterlina alle 500 sterline in media. Quello che cambia in un preventivo è legato alla contabilità, e cioè al numero di transazioni che io vado a fare nell'arco di un mese, perché se devo registrare banalmente 1000 fatture di acquisto e 10.000 fatture di emesse di vendita, evidentemente il costo della contabilità sale. Quindi è più su quello che dovreste considerare la fattibilità, l'esosità di un preventivo, e non tanto sull'incorporazione, perché noi per aprire troviamo qualsiasi onorario, la tempistica, io direi nell'arco di qualche giorno, la limited è bella che è formata, a meno che non ve ne comprate una che è già stata incorporata, e a quel punto ci vogliono 5 minuti esatti. Il problema è legato invece alla gestione del conto corrente. Aprire oggi un conto corrente in UK è più semplice che in altre giurisdizioni, questo lo devo ammettere, devo dire che anche per questo è uno dei motivi per cui l'Inghilterra poi ha deciso un attimino di svicolare dall'Unione Europea, perché la situazione dell'economia mondiale è praticamente bloccata per il grid and banking, cioè per l'impossibilità di aprire conti correnti bancari. Da questo punto di vista UK e Stati Uniti sono un po' più flessibili, sono un po' più avanzati, è possibile ancora aprire conti correnti, ma non è scontato. Quindi, soprattutto, mi pare che dopo ci sia un'altra domanda di Andrea, adesso le leggeremo, è possibile, ma affrontiamola in questo caso, conto core UK e conto corrente. Posso collegare Revolut, posso collegare TransferWise, posso collegare un conto corrente bancario. La parola d'ordine in tutti e tre i casi è sostanza. Cioè oggi Revolut e TransferWise, Paysera, Pioneer forse un po' meno, però l'evoluzione è questa. Si fa molta attenzione alla sostanza, cioè non basta più dichiarare tre cose a caso e loro ti danno il conto corrente bello funzionante. Cominciano a fare domande sull'operatività della società, quindi se ci sono amministratori residenti, se ci sono dipendenti residenti, se ci sono locali amministrativi, se ci sono qualsiasi tipo di asset all'interno del paese in cui la società è stata incorporata, eccetera eccetera. Questa cosa in fisco si chiama in fiscalità, ed è proprio la fiscalità che le banche stanno seguendo ormai sotto il dettato, sotto l'egida dell'OCSE, è proprio quello della sostanza, quindi substance over form, che è esattamente poi tra l'altro il principio che gli anglosassoni applicano da ben prima di noi. Quindi anche oggi è possibile sicuramente che Revolut, TransferWise e compagnia bella ci aprano un conto corrente legato alla UK, ma i requisiti diventano sempre più stringenti, quindi la giostra di aprire una UK Limited e rimanere ad amministrarla dall'Italia funziona sempre meno, anche dal punto di vista formale, premesso che sia comunque che ci troviamo in piena estroversizione. Se anche lo volessimo fare e non lo volessimo dichiarare, avremo difficoltà ad aprire un conto corrente. Se non ce l'abbiamo oggi, ce l'avremo domani. Tra l'altro, per aprire un conto corrente fisico in UK senza un director locale, direi che è veramente, veramente impossibile, a meno che non ci vogliamo mettere in mano ad impostori. Ok? Quarta domanda di Andrea è: ci sono forme societarie più convenienti o semplici in Irlanda? Non so perché si sia voluto specificare esattamente all'Irlanda, probabilmente perché a CX abbiamo detto paga ormai 3-4 giurisdizioni, e quindi io sono costretto ad aprire una di quelle 3-4 giurisdizioni. In riferimento all'Irlanda potrebbe esserci un vantaggio: la società è tendenzialmente la stessa, il diritto societario è tendenzialmente lo stesso, quindi limited company con responsabilità limitata in capo ai soci. La tassazione sui servizi da questo punto di vista in Irlanda dovrebbe essere del 12,5%, quindi dall'attuale 19% UK, che dal 1 aprile 2020 scende al 17%, in realtà in Irlanda si potrebbe optare per una tassazione del 12,5%, e quindi potrebbe avere senso un veicolo irlandese più rispetto a un veicolo UK. Ricordiamo che l'altra forma che riceve pagamenti è quella delle LLP, quindi Limited Liability Partnership UK,
la quale è tassata per trasparenza, determinate condizioni non tassa nel Regno Unito, però bisogna fare attenzione, qui c'è un tema che è molto delicato e molto complesso, che è l'applicazione della ritenuta sulla royalty. Quando ACX Amazon eroga il nostro dividendo da US to UK, verso a UK, perdonatemi, tendenzialmente applica una ritenuta, non perché lo voglia fare, ma per legge domestica interna tributaria, lei dice ti applico una ritenuta sulla una withholding, una ritenuta alla fonte del 30%. Dopodiché si vanno a prendere i trattati contro le doppie imposizioni a seconda del paese dove mi trovo, in questo caso evidentemente UK, e si vede se il trattato contro le doppie imposizioni all'articolo 12, che è quello delle royalty se non erro, mi dice va bene, posso portare questa royalty da X a Y e tendenzialmente la riduce o la elimina in determinate fattispecie. Sulla LLP, che è una partnership, non è una società a responsabilità limitata, è una forma un attimino più delicata, è possibile che non sia così banale eliminare la ritenuta del 30%, ok? Questo per quanto riguarda l'erogazione della royalty da US a UK, ma in realtà tra poco parleremo di un'altra ritenuta che potrebbe cambiare per sempre le vostre vite, quindi rimanete connessi su questo canale. Quindi ci sono forme più convenienti, più semplici. In Irlanda probabilmente la limite da 12,5 potrebbe avere più senso. Domanda numero 5: posso fare un contratto di cessione di diritti di autore tra me e la mia società? Allora, la mia risposta è: in realtà sei tenuto a farlo, cioè lo devi fare, se non sei un idiota lo fai. Perché? Perché quello che stai facendo tu, perlomeno nell'accezione, nella pratica che Andrea mi riferisce, che alcuni clienti che fanno self-publishing sono venuti da me già facevano, si tende a cedere i diritti per lo sfruttamento economico dei propri diritti d'autore dalla persona alla società. Perché? Perché evidentemente la società UK, facciamo sempre esempio UK, che sta concedendo su ACX la possibilità, lo sfruttamento della propria opera intellettuale per riceverne delle royalty. Quindi io, persona fisica che mi trovo in Italia, sposto questi diritti in capo alla mia società perché è la società che poi ne godrà dei frutti. Quindi chiaramente è bene formalizzare questo passaggio e lo si fa con un contratto, il classico contratto di edizione, in cui appunto do alla società la possibilità di usufruire dello sfruttamento economico dei miei diritti d'autore. E questo è anche perché chiaramente questo dà la possibilità alla società UK in questo caso di utilizzare i diritti d'autore e a me di riceverne eventualmente delle royalty in cambio. Quindi c'è un doppio passaggio legale che va gestito in questo contratto nella maniera più assoluta. Quindi la domanda posso fare, la risposta è lo devo fare. Il punto, che secondo me è ben più grave di così, è bisogna fare una riflessione secondo me più ampia: potrebbe non trattarsi di diritti d'autore, o meglio, lo sfruttamento che oggi si fa nel self-publishing, per quanto la parola di per sé evochi direttamente l'applicazione delle opere dell'ingegno, probabilmente, disciplina di cui adesso parleremo, ma sono sicuro appunto che ci siete qui già ne sapete abbastanza, potrebbe non essere questa la fattispecie in discussione. Cioè, chi fa self-publishing dice io sto dando la mia opera e quindi quella è una royalty e quindi io applico le opere dell'ingegno, con la conseguenza del trattamento fiscale che vedremo tra un attimo. Però bisogna fare un consulente coscienzioso che ne capisce due cose in croce di diritto tributario vi direbbe: non è così scontato che si tratti di opere dell'ingegno. La disciplina delle opere dell'ingegno è una disciplina di favore che viene fatta appunto per gli autori a determinate condizioni, a determinate caratteristiche, che probabilmente nel self-publishing, per come lo conosco io, per come viene applicato oggi, non è così scontato applicare, per tre motivi fondamentali. Prima di tutto, le opere dell'ingegno ricalcano in qualche modo la distinzione, si rifanno la distinzione, sono applicabili soprattutto in tema di occasionalità, cioè è un'agevolazione che il legislatore ci dà se mi trovo in una condizione di occasionalità, cioè il legislatore ti dice io ti agevolo in tanto quanto quella è la tua principale fonte di reddito, è una cosa che tu il libro, una cosa che scrivi una tantum e quindi non è organizzata sotto forma di impresa. Cioè la differenza tra occasionalità e professionalità, il legislatore ti dice io ti agevolo perché la tassazione è agevolata, però non deve essere un'attività professionale a tutti gli effetti. Oggi io ritengo che il modo in cui venga invece gestita nella
nel modo che noi conosciamo lo sfruttamento dei diritti d'autore su ACX, riconfigura un reddito di impresa e non tanto un'opera, il regime di opere dell'ingegno, perché io non vedo tanto l'occasionalità. Una cosa è se faccio un libro, lo do a CX e lo vendo, allora lì non c'è dubbio che sia occasionalità. Una cosa è se ne faccio 100, una cosa è se ne faccio 1000 al mese, una cosa è se ne faccio 10 al mese, uno a settimana e lo cedo. E oggi sappiamo che è possibile fare una cosa del genere su ACX e tendenzialmente come si opera su ACX. Quindi se dovessi ricevere un accertamento, Dio non voglia, da parte della Guardia di Finanza, da parte dell'accertamento, da parte degli organi accertativi, il problema è esattamente questo. Un occhio attento, un occhio di chi fa questo, evidentemente controlli tributari, è palese che non si tratti di sfruttamento di opere dell'ingegno, ma che ci ritroviamo invece una fattispecie di reddito di impresa. Perché? Perché è proprio un'organizzazione mirata all'ottenimento di profitti tramite lo sfruttamento di risorse, di mezzi, di uomini. Cioè è proprio la definizione di impresa, se prendiamo il codice civile, la maniera in cui viene svolta oggi l'attività di self-publishing. Poi me lo può contestare, io mi posso difendere, possiamo andare in contenzioso e farci 3 gradi di giudizio, quindi ci sono delle possibilità di difendersi, però io non sarei così sicuro, non sarei così lapalissiano nell'affermare che si parla, che siamo in presenza di opere dell'ingegno, ok? Quindi abbiamo già i nostri primi due problemi nel nostro business di self-publishing. Uno, molto probabilmente se stai ascoltando questo video sei in piena estroversizione. Due, non è detto che in caso di accertamento io riesca a mantenere, nonostante abbia poi fatto magari anche la dichiarazione dei redditi in Italia, giustificare il mio reddito come opere dell'ingegno. Andiamo avanti. Andrea mi chiede: se sì, che tipo di tassazioni ho sulle royalty ricevute da CX? Allora, facciamo un'altra volta un passo indietro. Ho la mia società UK, sto ricevendo royalty dagli Stati Uniti. Queste royalty, diciamo che non applicano la ritenuta del 30% in US se le ricevo tramite una limited company. Che cosa succede quando queste royalty finiscono sul conto corrente inglese, sia Revolut, sia TransferWise, sia un conto corrente fisico, se sono riuscito ad aprirlo? Tendenzialmente queste royalty rientrano nella definizione di reddito d'impresa. E questo tra l'altro è un altro dei motivi per cui poi la mia risposta alla domanda sopra, numero 5, ha ancora più senso. Sconto una tassazione oggi del 19%, UK Limited dal 1 aprile 2020 del 17%, oggi 19%, dal 1 aprile al 17%, rientrano nel reddito di impresa. È verosimile che rientrino e vengano tassati in Inghilterra come reddito di impresa. Dopodiché, e qui si accende un altro alert piuttosto importante, dal 2019, e questo evidentemente chi si occupa di fiscalità spicciola non lo sa, c'è stata una riforma, come sempre avviene, cioè le riforme o quantomeno la revisione, gli atti parlamentari in tutte le giurisdizioni vengono rivisti, sono all'ordine del giorno di ogni legge di bilancio. Cioè, come l'Italia fa la legge di bilancio la fa il Regno Unito, la fa la Papua Nuova Guinea, la fa l'Australia, eccetera, eccetera. E ci sono delle modifiche, ci sono e sempre delle norme da tenere sotto controllo, e questo è uno dei motivi per cui occuparsi di fiscalità internazionale è così complicato e non è da tutti. Dal 2019 si rischia, non in tutti i casi, a determinate condizioni, ma lo devo considerare, lo devo dire al mio cliente che mi viene a dire che si occupa di self-publishing, nel momento in cui un veicolo UK eroga la royalty per sfruttamento del diritto d'autore o comunque la royalty legata allo sfruttamento di qualsiasi cosa, anche di diritti commerciali nei confronti di un soggetto non residente, quindi non residente in UK, a determinate condizioni dal 2019 si applica una ritenuta alla fonte in UK del 20%, quindi potreste vedervi ridotte le vostre royalty del 20% sull'ordo erogato da parte di un veicolo UK. Questa è una norma nuova che bisogna fare molta attenzione, smarcarla con estrema attenzione, altrimenti si rischia. Poi lo vado a chiedere al rimborso, all'HRMC, eccetera, eccetera, però intanto io ho avuto un danno finanziario, poi magari riesco a recuperarlo, magari no. Dopodiché devo andare a vedere il trattato contro le doppie imposizioni se mi dà la possibilità di ridurre questo 20%, ed è la cosa che tendenzialmente l'Italia fa, lo riduce comunque all'8%. Andatevi a vedere l'articolo 12 del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e il Regno Unito, lo trovate sul sito del Ministero delle Finanze. L'articolo 12, se non sbaglio al paragrafo 2, è possibile ridurre questa ritenuta dal 20% all'8%. Ok, però intanto mi sono creato un danno
danno finanziario, sì, ho preso la mia royalty, ma è sempre meno, perché questa arriva a UK, viene tassato al 17%, quello che resta viene erogato al 20%, viene tassato, c'è cioè una ritenuta del 20%, poi arriva da me, io torno in UK, cerco di ridurla all'8% e poi magari con la differenza del 12% cerco di richiedere il rimborso, però non è così banale. Ok. L'altra domanda di Andrea è, dice, una volta ricevute le royalties sul conto societario, quindi UK, in che modo posso staccarmi i dividendi e quanto vado a pagare in Italia? Ho la deduzione del 40 sotto i 35 anni per il diritto d'autore, giusto? Allora, qui probabilmente ne sapete più di me, si fa per dire, scherzo, ne sapete più di me nel senso che se siete qui è perché avete vagliato approfonditamente la legge sul diritto d'autore. Ora, se volevo trasferirmi le royalty da UK in Italia e ho optato per lo sfruttamento dei diritti d'autore perché ho ritenuto che siano diritti d'autore, la tassazione la conosciamo tutti, cioè la base imponibile, quindi la royalty che mi arriva se io ho più di 35 anni è ridotta forfettariamente del 25%, se io ho meno di 35 anni è ridotta forfettariamente del 40%, in più non c'è applicazione dell'INPS, ringraziando il cielo, e non c'è IVA. E quindi evidentemente le agevolazioni sono tante. La deduzione, c'è una deduzione che poi Andrea mi chiede come cosa è possibile dedurre. In realtà non posso dedurre null'altro perché, ritorniamo al discorso di prima, la legge sul diritto d'autore è un'agevolazione che a determinate condizioni il legislatore ha concesso ai giovani autori, ai giovani inventori, eccetera, eccetera, proprio per agevolare loro nell'attività o nella startup della propria attività. Soltanto che c'è una complessità legata alla quantificazione del costo legato alla produzione intellettuale, perché io sto producendo un libro, qual è il per esempio, faccio un esempio del libro per farne uno, ma qual è il costo legato per me alla creazione del libro, che magari non ho sostenuto costi o comunque sono rimasto a scrivere al computer su un foglio bianco, evidentemente soltanto quello della bolletta dell'elettricità. E allora il legislatore interviene con una fixio e dice: ragazzi, prendetevi il 25% se avete sopra i 35 anni, addirittura sotto i 35 anni, proprio di nuovo potete vedere proprio da sola l'intenzione e l'intento agevolativo del legislatore, io vi applico invece il 40%. È secco, non lo devo dimostrare, nessuno me lo verrà mai a contestare, non devo raccogliere delle prove, non devo avere delle fatture di acquisto, eccetera, eccetera. Quindi l'agevolazione è notevole in questo caso, ma non posso dedurre altro. Perlomeno io che sono in Italia. Poi se la società UK che fa lo sfruttamento dei diritti di autore, cioè che riceve la royalty da ACX, fa anche altre attività o ha spese di impresa, sede legale, amministratori, internet, eccetera, eccetera, quelle sono fatture deducibili, perché quello UK, dal mio punto di vista, è reddito d'impresa. E quindi posso andare a intervenire, posso dedurre le spese inerenti alla gestione del business aziendale. Ma io che sono in Italia non posso dedurre, questa è la prossima, l'altra domanda di Andrea, la numero 8, mi dice che cosa è possibile dedurre, e qui quello che ho appena detto. Dopodiché mi dice, è possibile per un dipendente aprire società estera? Eventualmente sussiste l'obbligo di informare l'azienda? E sottolinea il fatto che sia una domanda molto importante, lo è, perché il self-publishing in realtà, perlomeno per alcuni, inizia come un'attività economica collaterale, proprio per la sua, diciamo, semplicità. Poi di nuovo non è banale realizzare ricavi con l'attività di self-publishing, però è una cosa che perlomeno io posso iniziare come collateral di qualcosa che già faccio. E quindi ci sono molti dipendenti, sia nel pubblico che nel privato, che la stanno intraprendendo. Ora, la domanda di Andrea, nel privato non dovrebbero esserci incompatibilità, cioè per i dipendenti privati, di aziende private, multinazionali, non dovrebbero esserci incompatibilità, tendenzialmente non ce ne sono. Il mio consiglio è quello di andarvi a leggere il contratto che avete firmato nel momento in cui vi hanno assunto, il vostro contratto di lavoro dipendente, che dipende dalla categoria all'interno del quale vi hanno assunto, dal contratto collettivo, quindi se è un bancario, se è un farmaceutico, eccetera, eccetera. Però tendenzialmente nel privato incompatibilità non ce ne sono, non ce ne dovrebbero essere. Al massimo può esserci qualche incompatibilità con il forfettino sul reddito lavoro dipendente, ma è un altro discorso. Mentre nel pubblico tendenzialmente l'incompatibilità, per come conosco io il pubblico, può essere evitata in ogni caso. Quindi anche qui, per i dipendenti pubblici che vogliono fare self publishing, andiamo a vedere il contratto che disciplina il nostro rapporto di lavoro, e a determinate condizioni, cioè se non esiste l'esclusività
o l'incompatibilità, che sono le due cose che dovete esperire, dovete capire se sono scritte nel vostro contatto, allora a volte è possibile evitare e ottenere dei redditi da self-publishing. Poi chiaramente anche se questo dipende molto anche dal rapporto con i vostri datori di lavoro, è comunque pubblico, ma a volte esiste un minimo di ragionevolezza, ok? Quindi tendenzialmente però i privati sempre sì, i pubblici è molto difficile, l'incompatibilità è molto più ricorrente. Dopodiché, qual è la durata minima di una limited company e dopo quanto tempo si può eventualmente chiudere? Allora, qui la risposta è il tuo libero arbitrio. Non esiste una limitazione in diritto societario, tendenzialmente in nessun diritto societario, né quello italiano, né quello inglese, né in altri. Poi chiaramente parliamo di più di 200 giurisdizioni, quindi proprio tutte al momento non le ricordo, però tendenzialmente non esiste un limite. Nel momento in cui io apro una società, il giorno X posso chiuderla il giorno X più 1, come il giorno X più 10 anni, quindi non è un problema. Da questo punto di vista, anzi, la legislazione inglese, il diritto societario inglese è interessante, ci agevola perché non è complicata la procedura di liquidazione, insomma, non è come quella italiana, non ci sono limiti, quindi è sicuramente la scelta migliore quella di incorporare un vicolo in UK. Però di nuovo non esiste una limitazione, non è che se la apro in un giorno la devo poi tenere perlomeno un mese, eccetera, eccetera. In più la posso aprire, la posso lasciare inattiva. Poi in realtà il costo vero è legato, come abbiamo detto prima, alla contabilità. Quindi io se la apro, poi è dormiente, dovrò esperire soltanto dovrò pagare soltanto il commercialista che mi fa la dichiarazione, il bilancio, perché anche se a zero, cioè anche se non ho guadagnato niente, poi queste formalità le devo fare, quindi il commercialista comunque lo devo pagare, però sono tutti costi che voi avete nel vostro preventivo all'inizio, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Dopodiché, domanda più complessa, Andrea mi dice: quali sono i rischi per un residente fiscale in Italia? Se nel Tax ID su ACX lasciamo un'azione UK, ma tutti i dati restanti via CAP, codice fiscale italiani, e riceviamo un pagamento da ACX, dal momento che sulla ricevuta di pagamento compare solo nome, cognome, via e CAP, possiamo avere problemi con la dichiarazione in Italia? Allora, il primo problema è nei confronti di ACX, siamo in presenza di una falsa dichiarazione, quindi forse sarà difficile accertare per ACX, però ci sono gli estremi comunque per farvi causa da parte di ACX. Questo non è un tema fiscale, quindi io non entrerò nel merito perché non è mia materia competente, però un primo problema evidentemente c'è. Dal punto di vista italiano, invece, il problema più grande fiscale è il seguente, cioè c'è estroversizione con tutte le conseguenze che abbiamo visto prima, cioè io sono in Italia, ho aperto la mia società, l'amministro dall'Italia, ho dichiarato tra l'altro il falso, oppure magari qui, sì, penso che Andrea, magari non so se Andrea qua, chiedo scusa, magari Andrea lo potrà chiarire, fa riferimento al fatto magari di incassare poi come singolo individuo, cioè nel senso io mi apro un riferimento fiscale, mi apro una posizione dicendo che risiedo in Inghilterra, ma in realtà risiedo in Italia. In ogni caso qui c'è un problema legato anche alla movimentazione del conto corrente, perché se io ricevo quella che penso essere una royalty, ma che secondo me non lo è, e la credito su un conto corrente italiano e poi la devo perlomeno mettere in dichiarazione, perché se non lo faccio, cioè la posso mettere in dichiarazione e trattata come diritto d'autore, applicare il 25% di deduzione, poi le aliquote IRPEF progressive a secondo dell'ammontare di royalty che ho ricevuto, evidentemente, a partire da quella del 23% in su, a seconda questo dipende dall'ammontare della royalty, evidentemente. Però intanto, perché se non lo faccio, ho comunque una movimentazione su un conto corrente italiano o aperto all'estero come italiano che va indicato in RW, ha determinate caratteristiche, sappiamo dei 15.000 euro di giacenza medi, però prendiamo in considerazione oggi lo scambio finanziario automatico di informazioni, quindi anche se io questa royalty non la ricevo sul conto corrente italiano, ma sul conto corrente bulgaro che ho aperto in qualità con i miei documenti italiani, quindi fiscalmente residente in Italia, anche quello ammontare viene poi dovrebbe quantomeno arrivare sulla scrivania degli uomini del fisco. Quindi quando io ricevo una royalty, a quel punto il mio consiglio la vado a dichiarare perché altrimenti rischio un'indagine finanziaria su quella royalty. Spero di aver risposto alla domanda, ma tanto Andrea sa che me ne può fare delle altre.
No, per quanto riguarda invece le conseguenze, vi rimando invece ai miei video sull'estero di gestione che sempre vi fornirà Andrea. Dopodiché mi chiede come conto corrente della Limited posso aprire un conto TransferWise o Pioneer? Esiste qualche soluzione migliore? Allora, abbiamo detto all'inizio, quando una delle prime domande era quella del conto corrente, o comunque già abbiamo già parlato un attimino del conto corrente sulle problematiche che ci sono. Non esistono limiti, anche perché TransferWise e Revolut sono due di mille, poi c'è i payments. C'è Paysera, Payoneer, come dice anche Andrea, ce ne sono tantissimi. Vanno tutti bene fin tanto che ve lo aprono, perché oggi la vera problematica è quello che vi diciamo, che non torniamo sull'argomento, è quello della sostanza. Quindi, se non sono in grado di dimostrare che quella società ha un determinato tipo di sostanza, non solo al fisco ma alla banca, rischio che non mi aprano il conto corrente. Posso ricevere un dividendo? Che era l'altra domanda a cui non ho risposto, di Andrea. Sì, posso ricevere un dividendo dalla mia società UK. Quando ricevo il dividendo, lo ricevo come persona fisica, tasso al 26% a titolo d'acconto per la riforma che si applica a partire da utili prodotti a partire dal 1 gennaio 2019. Quindi io, persona fisica, ricevo il mio dividendo dalla UK, lo tasso in dichiarazione al 26%. A titolo di acconto, mentre se ricevo il dividendo per il tramite di una holding italiana, oggi ancora, perlomeno fino al 31 dicembre 2020, la vostra tassazione è dell'1,2%, cioè il dividendo entra in Italia, la base imponibile di questo dividendo è del 5%, quindi se mi entra 100 ne tasso soltanto 5, su questo 5 applico il 24% di IRES, 24 per 5 uguale 1,2%. Ok? Quindi io con questo spero di aver risposto a tutte le domande di Andrea. I miei dubbi, le mie perplessità sulla maniera in cui oggi viene trattata la fiscalità delle self-publishing, lo ripeto per conclusione, per ricapitolazione: siamo in presenza, se l'amministrazione è in Italia, di estero per sessione e non ci piove. Articolo 73,3. Nel mio video ho spiegato tutto. Esiste la possibilità che non siano diritti d'autore, è una possibilità molto grande che va certificata con un case by case approach, perché è diverso, è molto diverso da soggetto a soggetto, dipende da quanto guadagni, da quanti libri pubblichi in una settimana, in un giorno, in un mese, eccetera, eccetera. Quindi va guardato con grande attenzione dall'ammontare del fatturato, se cresce nel corso degli anni, eccetera, eccetera. Quindi facciamo attenzione. Estero versizione, non sono sempre opere del diritto d'autore. Le conseguenze in caso di accertamento sono particolarmente fastidiose. Quindi pensiamo di gestirla in maniera seria, in maniera strutturata. È vero, capisco perfettamente che è necessario un veicolo anglosassone per ricevere questi ACX, ed è una cosa che si può anche spiegare al fisco in maniera razionale, ma l'approccio, la struttura che oggi viene utilizzato nella gestione del self-publishing non è corretta. Io sono Luca Taglialatela, ringrazio ancora Andrea Biancolli per questa opportunità, per questo scambio di opinioni al riguardo sul tema, e resto a vostra disposizione. Un abbraccio e buon lavoro a tutti.